Bertaccini, arrivi ad Imola e trovi quelli che sono stati due grandi compagni di squadra, ma soprattutto due grandi amici. Sì, è vero, sono qua a Imola perché loro mi hanno fortemente voluto, veramente, come hanno detto nella conferenza stampa. E al di là del fatto del rapporto professionale che c'è adesso, noi abbiamo un rapporto di amicizia che secondo me va al di là di tutto. Ed è andato al di là anche di quelle esperienze che abbiamo fatto. Questo vi aiuterà in quelli che saranno poi gli eventuali momenti difficili della stagione. Sì, io spero che ce ne siano pochi di momenti difficili, però sicuramente qualcosa ci sarà in giro. Però la realtà in cui loro hanno vissuto precedentemente con me mi porta a pensare che sarà affrontare questi problemi in un modo molto, non in apprensione. Come sono stati questi tuoi primi giorni qua di Imola? Insomma, anche come il rapporto con i tuoi nuovi Lo ragazzi? dicevo anche prima, io come se fossi qua da diverso tempo, mi hanno fatto subito sentire a mio agio. Tra l'altro anche i giocatori, parecchi li conoscevo perché alcuni del settore giovanile sono stati in nazionale, alcuni ci ho giocato contro tanti anni, abbiamo anche litigato perché con Seba in campo abbiamo avuto un rapporto un po' burrascoso, però al di là di tutto mi hanno sempre fatto sentire a mio agio dall'inizio. Livonese fa il suo secondo campionato consecutivo in Serie D. Quest'anno sarà un anno difficile perché comunque non c'è più la Serie C2, però la base di partenza sembra molto buona. Sì, anche qui a me in questo momento qui dare un giudizio è difficile perché è tanti anni che non faccio la Serie D. Poi quest'anno una Serie D forse con dei valori in più rispetto agli altri passati perché manca un girone di C2 e di seconda divisione, per cui credo che per me dare un giudizio adesso sia inopportuno. Però visto il risultato dell'anno scorso, visto quello che mi dicono qua, io credo che le basi siano buone. E i tuoi portieri come stanno? Come procede la loro conoscenza? Allora, in questo momento qui non stanno benissimo, ma perché hanno avuto un carico di lavoro intenso. Io sono sicuro che per il 7 di settembre, salvo qualche acciacco così, loro saranno già in condizioni di poter affrontare l'inizio del campionato. Almeno qua c'ho tutti i giovani perché l'esperto è fuori con la nazionale e quando arriverà l'esperto gli toccherà recuperare il tempo perso, per cui per il momento sono molto contento di ciò. Quindi un Davide Bertaccini che mette subito in chiaro che sei un sergente di ferro. No, no, assolutamente. Io ho giocato a calcio tanti anni e ho sempre fatto del lavoro, dell'allenamento, la mia prima prerogativa. E voglio insegnare ai ragazzi che secondo me con lavoro, con tanto lavoro, con tanto impegno si possono raggiungere anche degli obiettivi importanti. Grazie Davide, buon Grazie a lavoro. voi, grazie a voi.